Benvenuti al Liceo Dettori, un saluto alle autorità, al signor Sindaco, agli assessori, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i rappresentanti delle associazioni. Sono presenti gli amici del libro, con la dottoressa Cossupina, la Dante Alighieri, con la Presidente Alessandra Carbognini, l'associazione degli ex studenti, alunni, studenti, docenti e dirigenti del Dettori Novato Tradere, rappresentati a professor Franco Masa e autorità. Grazie e benvenuti. Oggi per noi è un giorno di festa, è una giornata molto importante che è nata grazie all'iniziativa dei ragazzi del Dettori. Qui ci sono le rappresentanti, Giulia Bello, Giuseppina, che hanno scritto un anno fa la lettera al sindaco. Si ragionava insieme sulla storia di questa statua, la storia la trovate anche nel nostro anno dei 150 anni, e loro hanno scritto al sindaco chiedendo di ritrovare il monumento e di prenderlo in custodia, quindi che tornasse a casa. Questo che sembrava un sogno, qualcosa di difficile, si è avverato grazie alla lungimiranza dell'amministrazione comunale, grazie anche in questi giorni ho potuto vedere, lavorando fianco a fianco, come la struttura amministrativa, i funzionari, i dirigenti del comune si sono prodigati veramente, al di là di ogni orario e di ogni vincolo, per realizzare questa giornata e il trasporto di un monumento che, come potete immaginare, non è stata un'impresa molto semplice. Io vi ringrazio di nuovo tutti. Oggi, lo dicevo prima con qualcuno di voi, rinnoviamo quell'abbraccio e quel vincolo fortissimo fra il Liceo Dettori, i suoi studenti e la cittadinanza. E credo che sia un giorno di festa non solo per noi, ma anche per la città di Cagliari. Grazie. Buongiorno a tutti, a tutte e a tutti. Un saluto a voi e in particolar modo permettetemi di esprimere un saluto sincero e affettuoso alle studentesse e agli studenti del Liceo Dettori, ai rappresentanti di istituto, le rappresentanti di istituto, c'è cioè una presenza di quota rosa consistente, e agli ex rappresentanti, perché qui nasce anche da un'iniziativa promossa dagli stessi studenti. Nel senso che tra le tante richieste che sono state formulate all'amministrazione, alcuni incontri che abbiamo avuto, una di queste era riottenere il maltolto, il busto di Dante. Si è attivata una ricerca carambolesca del busto di Dante, abbiamo mandato a circolare tutti gli uffici chiedendo che segnalassero la presenza o il ricordo della presenza del busto di un tale Dante Alighieri, senza dare troppe indicazioni su chi fosse. Sono arrivate segnalazioni di busti di ogni genere e tipo, di personaggi noti e sconosciuti. Alla fine, perse le speranze, è arrivata una comunicazione da parte dell'economato che nel deposito di Via Po, sul versante opposto della città rispetto a dove troviamo oggi, cioè di Alessandra Mendrace, era presente un busto assomigliante a Dante. E fatta poi la verifica, confrontate le immagini d'epoca con il busto che è stato ritrovato, io ho scoperto che il busto che era stato richiesto dagli studenti del Dettori perché potesse essere riposizionato, non ovviamente nella sua collocazione originaria, perché come sapete tutti il liceo all'epoca non aveva sede nella sede nuova che è questa, ma nella sede di Piazza Dettori, quindi riottenerlo come liceo, non nella sua collocazione storica. E alla fine oggi è il momento, che è una notizia, perché avevo promesso loro che avrei cercato il busto e l'avrei restituito agli studenti del Dettori, quindi per una volta la politica mantiene le promesse, che è già una notizia di questi tempi. E oggi sono molto contento che l'iniziativa sia partita e sia stata promossa e siano stati
gli animatori dell'iniziativa proprio gli studenti, insieme ovviamente al preside, però si è partita da una volontà, da una lettera scritta a me da parte delle studentesse e degli studenti architettori. Io oggi sono molto contento di poter riportare il busto di Dante nel prestigioso liceo di Torino. Grazie a tutti di essere qua, sono il presidente del Consiglio Comunale. L'anno scorso celebrammo in Consiglio Comunale l'80esimo dalla morte di Grazia Deledda e il 90esimo dal premio Nobel. In quell'occasione citammo anche un busto di Grazia Deledda che è custodito nel nostro palazzo municipale e che doveva originariamente essere collocato nel Viale Europa. Diciamo che quella base di discussione fece nascere un dibattito pubblico appunto sui busti, sulle statue che non sono più presenti nei loro luoghi originari, adesso hanno varie collocazioni o, come nel caso del busto di Dante, proprio se ne erano perse le tracce. E quindi da lì partì insomma un lavoro per recuperare questa memoria storica della città. Devo dire che dove non sono riuscito io, sono riusciti gli studenti, nel senso che attraverso quella lettera che fecero per il busto di Dante, e poi si attivò la macchina amministrativa per recuperarlo. Ecco, spero che insieme a questa che celebriamo oggi, di appunto, come ha detto il sindaco, di riportare questo busto di nuovo al liceo dei Tori, anche quegli altri busti e statue che ormai non sono più in quei luoghi, mi riferisco a Giordano Bruno o a Giovanni Bovio che era nella piazza Matteotti, o la stessa Grazia Deledda, magari una coppia, e collocarla lì dove doveva essere collocata. Poi ricordo anche che prendemmo un impegno, forse era Roberto, all'inizio di quest'anno, anche l'impegno di pensare anche a un monumento a Gramsci, sì, in occasione delle celebrazioni, magari da collocare nella piazza. Ecco, anche questo credo che possa essere, anche per segnare un po' i nostri tempi, cioè un recupero di ciò che era la storia della città e magari anche segnare il nostro tempo con, finalmente, dopo, credo, decine e decine di anni, di nuovo un monumento ad un personaggio illustre, un uomo illustre della nostra terra. Grazie. È stato detto, è una bella giornata di festa oggi, perché ci siamo impegnati tutti affinché la riconsegna potesse avvenire nel più breve tempo possibile dal momento della richiesta. Non si è trattato solo di un trasporto del busto dei locali di Via Po qui alle Dettori, ma c'è stato un lavoro delicatissimo di pulitura del busto e anche un piccolo restauro che a mio parere qui lo vedremo con ottimi risultati. L'altra cosa che mi piace sottolineare è che questa richiesta è arrivata proprio dagli studenti, quindi questo a testimonianza anche della passione e dell'entusiasmo con il quale vivono la loro scuola, una delle più prestigiose della Sardegna. Quindi se siamo qui oggi a parlare di Dante e se il busto è stato riconsegnato alla scuola, il merito è tutto degli studenti del Dettori. Grazie. Sì, prego. Tante cose. Scusa. Sì, certo. Insieme. Pronti? Al mio tre o al via? Al via. Al via. Uno, due, tre, via. Era da tirare, vabbè, poi...